Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 14 ottobre 2020, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e vi do il benvenuto a questo primo appuntamento dei quattro organizzati con il CME Group, quattro webinar, quattro eventi con relatori di eccezione. Oggi in particolare iniziamo con Dan Granza. Good night Dan, welcome here to our event. Thank you very much. It's great to be here. I'm very excited about exploring these markets today together. I want to thank iBroker and the CME Group for making this possible. Okay, And thank you. it's always good to be with you, Stefano. Thank you, Dan. Dan dice che è molto contento di essere con noi, di partecipare a questa serie di eventi. In particolare, oggi sarà sì un webinar dedicato alle candele giapponesi, come sapete, ma al suo approccio comportamentale che ci descriverà, ma anche molto operativo, perché prima di andare in onda ci diceva che ha già un trade da farci vedere. Quindi arriveremo a brevissimo. Oltretutto, anch'io ringrazio Dan perché abbiamo lavorato insieme tante volte, io sempre in questo ruolo di traduzione e localizzazione, visto che essendo anche trader posso meglio trasmettere i concetti di Dan. Con noi Giorgio Familiaris. Giorgio, buonasera, benvenuto. Buonasera Stefano, ciao Dan, hello Dan, nice to have you here. Buonasera. E Giorgio è responsabile Italia di iBroker. Giorgio, la logica, due parole di presentazione di questa serie di eventi organizzati con il CME Group, quindi qualcosa di sicuramente molto importante. Certo, grazie Stefano. Sì, siamo molto contenti e fieri di avere questa possibilità, di avere questi eventi in collaborazione, in sponsorship con il CME Group, che ci ha permesso di avere Dan Granza oggi con noi, un veterano del trading per i pochi che non lo conoscono. E questo rapporto, ecco, con questa sponsorship deriva dal fatto anche che comunque il CME è uno dei mercati principali su cui puntiamo, è il principale mercato dei futures a livello globale. Un rapporto che dura da tanti anni e prodotti che offriamo da tanto tempo che ci permettono, per esempio, di dare i dati di mercato del CME con un book a profondità 10 livelli gratuiti a tutti i clienti senza alcun compromesso, ecco. Assolutamente, grazie Giorgio. E proprio sul CME e sui titoli e future del CME lavoreremo oggi, in particolare anche sui micro future che sono uno strumento sicuramente molto interessante. Ma andiamo subito al mercato. We want to see and if you can share with us your desktop then, please, so we can go Ah, ok. straight to the market and we can see Sure. what you were watching and monitoring on the market. Faremo subito questo primo trade, visto che appunto Dan aveva già una idea operativa e poi ci spiegherà un pochino di teoria. Io tradurrò man mano per voi. Per le domande, chat YouTube oppure andate sul sito iBroker, c'è una finestra di chat anche se state guardando la registrata e funziona in ogni momento. Back to Well, you, Dan. first, yeah, I start with my favorites in the futures category in the iBroker platform. And it makes it very easy for me to access markets. One of the markets I'm looking at today, let me pull that up, is right here, is the E-mini or the micro E-mini S&P. I don't want to say too much. No, no, don't worry. Sì. Ah, ok. Dan dice giustamente, non voglio dire una cosa troppo lunga, comunque di base ha detto, adesso vi faccio vedere la piattaforma di iBroker che ho imparato a conoscere, con la quale mi sono trovato molto bene per la sua semplicità. Questa è una cosa che sappiamo, e la sua immediatezza. Dan, lo ricordo, aveva iniziato alle grida proprio al CME di Chicago e da lì poi ha fatto la transizione al trading elettronico, diventando una delle figure di riferimento proprio per il CME e come formatore. Diceva che iniziamo a guardare il micro i mini S&P 500, sappiamo che ci ha dato molte opportunità, specie nell'ultima settimana. Vediamo che cosa ci dice Dan. Back to you, Dan. Okay, so I think what I would like to do right now, I don't see any opportunity here in the E-mini S&P 500. So I'm not planning on doing anything at this moment, but hopefully we can get a setup. What I would be looking for is a pullback that we might be able to sell.
Ok, allora in questo momento non vedo delle opportunità, però vedete questa candela rossa che è stata molto marcata, questo sono 15 minuti, ecco, c'è un piccolo ritracciamento e dice adesso voglio seguire questo ritracciamento e vedere se da qualche parte riusciamo a entrare short, quindi riusciamo a entrare vendendo l'S&P 500, in particolare questo contatto è il micro, i mini S&P 500. Ok, then. And what I'd also like to do is just to go through a few of the concepts that I'm going to be using today so that Okay. people get a feel for why I'm looking at the market the way I do. Ok, dice intanto che aspettiamo, vi faccio vedere un pochino di concetti che utilizzerò oggi per darvi un pochino una comprensione della maniera con cui guardo i mercati e condividerla con voi. My background comes from the floor in Chicago, and through a word of mouth network, I've had a chance to work with traders from 36 different exchanges, 450 institutions in 35 countries. And I typically circle the globe a couple times a year, not this year though, but— But you've been in Italy also a lot of times. Yeah, that's right. I'm no traveling now. This year now, ok. Ok, and Dan dice la sua esperienza che dura da più di 30 anni, è partito dal floor di Chicago, poi ha avuto appunto, come detto, questa transizione al trading elettronico, attualmente lavora e ha lavorato con 36 mercati, gli exchange sono proprio le borse in tutto il mondo, normalmente appunto girava tutto il mondo tante volte l'anno, è venuto tantissime volte anche in Italia, avrete avuto modo come me di conoscerlo al IT Forum, al Tolexpo, tra l'altro sarà presente al Tolexpo settimana prossima e tra l'altro conosciamo molto bene il suo video che viene poi ripubblicato anche in Italia, che è una specie di analisi quotidiana. I spoke about also the video and the fact that you're going to be at the Tolexpo next week. Ah, that's right, yes. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Let's talk about the candle the way I define it. And I call it a behavioral Japanese candle chart. So I'd like to go over the construction with everyone. Ok, vediamo allora la costruzione di quelle che io chiamo candele giapponesi comportamentali, perché è qualcosa di diverso nella lettura delle candele. I want you to know I first saw this in the early or mid 1980s. When I was teaching a course at Bank of America in Tokyo. Ero durante la metà degli anni Ottanta alla Bank of America sede di Tokyo e stavo dando una lezione e mi accorsi di questo approccio appunto alle candele giapponesi. I was teaching a course on market profile for customers of the bank, and a part of the course was to trade 30-year treasury bonds. Ok. Stavo insegnando il market profile, che ovviamente chi mi segue conosce benissimo, perché era già da allora molto in voga, ai clienti della Bank of America lì, e lo stavo spiegando sul treasury bond, quindi a trentennale, con delle strategie basate come esempio appunto sul treasury. So, I go into the dealing room, I put some trades on in the 30-year treasury bonds. As I'm walking out, I see a gentleman drawing by hand these Japanese candle charts. And I had never seen this before. Yeah, I believe it. We have to remember that there was no electronic trading in the 80s. This is very important. Exactly right. Esatto, no, ricordiamo che negli anni 80 non c'era ancora il trading elettronico, quindi lui è andato proprio su quello che chiamiamo in italiano trading floor, che lui chiama dealing room di Bank of America, dove si faceva appunto il trading e da lì, uscendo da questa dealing room, ha visto questa persona che stava disegnando a mano queste candele giapponesi. But they were kind enough to talk to me about this because I had not seen it before. E iniziarono un po' a spiegarmi, esatto. But went through my mind is what I want to share with you. And it comes from the floor point of view, a market point of view, not a definition of different candle patterns. Sì, quello che voglio condividere con voi oggi che mi spiegarono era una visione dal punto di vista delle candele e non tanto un pattern di mercato da applicare poi strategicamente. Era proprio la maniera di vedere le candele, perché ricordo le candele giapponesi
in Italia sono diffusissime, le conosciamo e utilizziamo tutti, però ripeto, questa maniera di interpretazione comportamentale è proprio qualcosa che Dan ha preso allora. Prego, Sì, Dan. E scusa un secondo, Stefano. Prego. Una cosa importante che ha detto Dan: vedere le candele dal punto di vista del trader, del floor trader, quindi un trader comunque che ha una visione diversa di mercato, probabilmente, no? Da chi al tempo stava fondamentalmente semplicemente leggeva un po' i prezzi, ma chi invece stava direttamente sul floor del mercato, come Dan. Sì, Giorgio added that the important thing is that everything was seen from a floor trader point of view. What you were trying to see there. Yeah. Okay. Correct. And so what intrigued me, and can you still see my PowerPoint? No. I took it off just to see your face while we were. But if you want to share it again, it's fine. Yeah. Yeah, no problem. How about if I do this there? Okay, got it. Okay. So what I would like us to focus on is what it tells us about behavior in the market, not just candle patterns. Nothing wrong with that, but I think there's more that you and I can look at today by extracting information using these ideas. Esatto, quello che voglio trasmettervi è quello che possiamo poi oggi vedere e applicare sui mercati, perché è qualcosa che viene sì dagli anni Ottanta, ma che poi possiamo applicare proprio nell'operatività di tutti i giorni, questi pattern e queste informazioni che estraiamo appunto da questa metodologia. So for those of you familiar with Japanese candle charts, I would like you to put those ideas aside while we are talking about this. This is exactly what I saw then just to, when 15 years ago, I saw one of your videos on candlestick. So I'm going to say this now because this is the key. Allora, ha detto una cosa importantissima. Dice, voi le conoscete già le candele giapponesi, però mettete un attimo da parte le cose che conoscete già, cercate proprio di resettare un attimo e provate a vederle come adesso vi mostro, perché vi dà una chiave di lettura. E ho aggiunto io che 15 anni fa, uno dei primissimi video, allora fatti in collaborazione con Borsa Italiana di Dan, furono proprio quello che letteralmente mi illuminò rispetto all'approccio. Quindi Dan ha avuto davvero una grossissima influenza su di me, sul mio trading, e infatti quando poi ho avuto occasione di conoscerlo gliel'ho detto, e gli sarò sempre grato, perché questo modo di vedere le candele e quindi il mercato è totalmente differente. Quindi mettiamo un attimo da parte quello che è appunto la conoscenza che già abbiamo sulle candele. And for those of you not familiar with candle charts, I want you to know what we are going to do now is not the typical approach to this technique. Quello che vedremo adesso, per chi invece non conoscesse le candele giapponesi, è un tipo di approccio un pochino particolare, un pochino peculiare e sicuramente diverso da quello che potreste conoscere studiandole in maniera comunemente. So as many of you know, if we have a closing price above the opening price, they draw a box between that. In this case, I have it green, and it represents, from my point of view, not only the body of the candle, but it represents buyers coming into the market. Of course. Allora dice, chiaramente quando l'apertura è più bassa della chiusura, il corpo della candela, il body, viene disegnato in verde ed è un corpo appunto di buy, dice lui, cioè un corpo della candela che ci indica una salita del mercato e quindi qualcosa causato da acquisti. And if we have a closing price below the opening price, I think that is not just a red body, but it represents selling coming into the market. Quando vedo il corpo della candela giapponese in rosso, significa che dall'apertura alla chiusura è stata più bassa e quindi io capisco, intuisco che ci sono state delle vendite che sono arrivate sul mercato. Now here I have the high and the low matching the body of the candle. Ecco, in questo caso c'è il massimo e il minimo della giornata, della candela, diciamo meglio, dell'unità di tempo, che coincide appunto col massimo e il minimo della candela. But as many of you know, that doesn't always happen. And sometimes the high price is above the body of the candle. That's represented by a vertical line, and that's called a shadow. Mm-hmm.
Allora, spesso però questo non accade, quindi sappiamo che ad esempio quando il massimo è più alto della parte alta del corpo della candela, c'è quella che si chiama shadow o stoppino o quello che è, cioè che rappresenta un massimo della candela più alto appunto del corpo, cioè del livello di rispettivamente apertura o chiusura. And I think it represents sellers at higher prices. Chiaramente questo rappresenta dei venditori a prezzi più alti. Quindi quando vediamo la shadow, lo stoppino, sappiamo che in alto ci sono dei venditori. It is just the opposite on the downside. So when we have a lower shadow, I think that represents buyers coming into the market. Esatto, questo è esattamente il contrario che avviene nella parte bassa. Se vedo delle shadow nella parte bassa della candela, so che ci sono ovviamente dei compratori che stanno al di sotto dei prezzi di mercato correnti. Now, there's a few things I want us to keep in mind as we start looking at markets. Vediamo alcune cose che vorrei che ricordaste quando iniziate a guardare i mercati. It's what I call the characteristics of a behavioral candle. Sono le caratteristiche delle candele giapponesi comportamentali, behavioral, comportamentali. So keep these ideas in mind. Ok, rimanete su queste idee perché sono molto importanti da tenere in mente. From the top to the bottom of a candle, it is a rough measure of volatility. Ok, la parte alta della candela, o meglio, dall'inizio alla fine della candela, abbiamo nel range quella che è la misura della volatilità, diciamo, anche se non è precisissima, è una misura della volatilità. We said if it's green, it represents buying. If it's red, the body red represents selling. Ok, se la vediamo in verde rappresenta acquisti, se la vediamo in rosso ovviamente rappresenta delle vendite. The size of the body says something about commitment, enthusiasm, momentum about a market. La dimensione del body rispetto a tutta la candela, più o meno grande, rappresenta entusiasmo, rappresenta voglia di comprare o vendere, ovviamente, e quindi momentum, cioè spinta nell'azione che vediamo sul mercato. A shadow at the top represents selling, a shadow at the bottom represents buying. Ricordatevi che comunque una shadow in alto rappresenta venditori, una shadow in basso rappresenta compratori. And a shadow is a measure of rejection. Chiaramente la shadow è una misura di rigetto. This concept you get it from the market profile, I believe also, no? The rejection concept. You can have a crossover there. Great. It goes back. I'll tell you where the idea actually comes from Okay. specifically. Is it comes from the floor at the exchange. When you watch the broker's hands, it gives you an idea of the behavior. What I did is I stood between the bond pit and the option pit, and I'd watch the broker's hands, and I would look at a screen. And when I started to see the relationship between their hands and the price action I would see on a screen, that's where these ideas started coming to me. Also, it is related to the concept of a market moving to find the opposite form of behavior, like a market profile. Ok, allora gli ho chiesto se appunto, perché il concetto di rigetto è anche presente nella teoria del market profile, dice sì, c'è una correlazione e io vi dico, questa idea l'ho presa proprio quando lavoravo alle grida, cioè quando vedevo da un lato i compratori e venditori, in particolare dei treasury bond, e dall'altra parte gli schermi, e avevo una relazione, una correlazione, avevo intuito una relazione fra i gesti che facevano con le mani e quello che vedevo accadere poi sugli schermi a livello di prezzo. E da lì nacque proprio questa idea, che poi sì, è un pochino presente anche nella teoria del market profile. So sometimes it would match what a profile would say, but there may be times it does not. But I would Ok. still consider these behaviors. Ok, quindi mi raccomando, il concetto di rigetto, che a volte coincide con quello che dice anche il market profile, a volte meno, resta un concetto importante espresso proprio dalla shadow della candela giapponese. Okay, so let's imagine that we have now purchased this market someplace in this range. Can you see my arrow?
or no? Yes. Oh, okay. Yeah, yeah, so yeah. The mouse arrow. Yeah, yeah. We bought this market. Okay. Sorry. Allora dice chiaramente quando vediamo una candela di questo tipo significa che questo mercato è stato comprato. L'abbiamo detto prima, un body, una espressione di un body grande vuol dire commitment, vuol dire aver voglia di fare quella cosa, in questo caso di comprare. Now, one other idea before we go through this, and that is the concept that I believe from a technical point of view that once you have a buy signal or a sell signal, the next 2 to 5 periods of time tell us how to manage the position. Certo. Allora, quando noi abbiamo un segnale di compra o di vendita o di acquisto, il modo di gestire la posizione ci viene molto spesso anche dall'interpretazione delle candele. Adesso vediamo come. So for example, imagine if you see something like this. Ok, immaginiamo di vedere qualcosa così. Vedete che il body delle candele è sempre più piccolo, no? Significa il commitment, quanta voglia ho di fare quella roba lì. So the level of enthusiasm we had here, we know it's different at the last candle. For whatever reason, the market is not acting the same way. So the momentum is slowing down, the level of commitment of buyers is slowing down, and we should be cautious at these levels. Assolutamente. Il momentum, cioè la forza, la convinzione, la voglia di comprare, in questo caso vedete che va diminuendo. E questo dobbiamo tenerlo presente. Perché? Perché il body della candela è sempre più piccola. Questa cosa è importantissima, è proprio quello da cui deriva nel metodo Prosté quello che io chiamo poi lettura del momentum, che si può fare direttamente dalle candele, come ci insegna Dan, e che è parte proprio dell'essenza. E vedete che il momentum, la voglia di fare questa cosa, che in questo caso è comprare, va diminuendo. Then I added that also in my own method I incorporated this concept because it's super important to read the momentum through the candleship. And you don't need any indicator or oscillator to do that. Correct. It's yeah. What we are looking at is the price action is telling us what's going on. Guardiamo solo l'azione del prezzo perché è il prezzo che ci dice che cosa sta succedendo. On the floor of an exchange, it would be the sounds, it would be what you see. That would also give you the same kind of information. Sì, sul floor, dice, alle grida, ai tempi il rumore, vedere le persone che si agitavano meno ci dava questa idea, ma adesso questa idea ce la danno questa lettura del momento fatta attraverso le candele giapponesi. And so let's say we are trailing our stop. And as we lose momentum, the market now starts to go down. Yeah, there is also another lesson here, Dan, if I can. Because it's a lot of people try to enter at the very last candle. And this is the worst moment because there is no momentum. So before training is stopped, there's a lot of people who lost the train, let's say, and they want to enter when it finishes. So if you allow me, I want to say this as well. Totally agree. Okay, thank you. Allora, dicevo, la cosa importante, lui dice, se siamo in posizione, vedete che cosa succede. C'è sempre meno convinzione, quindi il training stop qui deve essere colpito. Ma quello che ci succede da trader a volte è un'altra cosa, che magari abbiamo perso il treno, non siamo entrati sulla prima candela grande, non siamo entrati dopo. Aspetti, 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 e alla fine entri e boom, ti va giù il mercato e ti va contro. Questo no, perché vediamo, il mercato ci ha già detto, guarda che la convinzione diminuisce, il momentum sta diminuendo, quindi non è il momento di entrare. Per chi è in posizione, quindi sì, il trailing stop, ma per chi non lo è, non è certo il momento di entrare. Please. Okay, so now let's imagine the market. So we know the next 2 to 5 periods of time will tell us how to manage this position. So let's imagine the next 2 to 5 periods of time, we see this. So now we are seeing the opposite behavior now going down. So is this market getting stronger or is it getting weaker? Is it slowing down or is it speeding up? Of course.
Allora dice, vediamo che anche l'intensità, il momentum, la lettura della forza delle candele verso il basso si va riducendo. Allora in quel momento lì dove c'è il puntino rosso, cioè alla fine, pensate che il mercato proseguirà verso il basso o proseguirà verso l'alto? Se Stefano, posso avete... fare una Prego. domanda? Certo. Una domanda. Mi sembra Yes di aver question. capito da Dan che, immaginandosi all'inizio nella prima candela di una posizione long, diceva come la gestione della posizione sarebbe diventata più chiara analizzando dai 2 ai 5 periodi successivi. È corretto? Per questo vedo anche 5 candele disegnate. Quindi è corretto dire che fondamentalmente Dan, it's correct to say that you look at, in case of this long position you created, it's correct to say that you look at the next 2 to 5 periods, correct? Correct. Ok, So, esatto, quindi if sono you dai look 2 ai 5 periodi che lui guarda per la gestione della posizione. Inoltre, per rispondere a una domanda, Sì. No, questo time frame può essere utilizzato cioè scusatemi, queste ma candele ora può esatto. essere utilizzato su qualsiasi time frame, corretto? Esattamente, Giovanni. Questo rispondiamo alle domande perché Dan parla di periodi di tempo, quindi ogni candela poi può essere su 15 minuti, 5 minuti, il giornaliero. Con le mie analisi l'abbiamo fatto addirittura sul settimanale. Quindi prendiamo ogni candela come un singolo periodo di tempo. Ok, quindi molto molto importante, grazie Giorgio. Dan aggiunge che il periodo è quello delle 2 alle 5 candele. Vi aggiungo anche una cosa, sono le 2 5 candele perché chi mi conosce un pattern molto importante che si chiama Six Out e che fa proprio questo, un ritracciamento dovrebbe durare circa 6 candele al massimo e poi ripartire. I mentioned also the Six Out pattern, no? Where in a trend by the sixth candle of the retracement, it should go back up. So it's more or less the same concept. That's right. It very well could. Because we're losing momentum. What you just said would imply profit taking, not a change in trend. So Quello the che abbiamo appena detto, esatto, è una presa di profitto, ma non è un cambio del trend. Quindi è assolutamente. Dobbiamo pensare che in questo caso il mercato dovrebbe, secondo me, ripartire verso l'alto. So we should think that now the market might go back up. Correct, because sellers are losing strength as they go lower. I Now, venditori stanno perdendo forza e quindi ovviamente è corretto aspettarsi che potrebbe ripartire verso l'alto. let's add one more idea before we go back to the markets. Ok, mettiamo un'altra idea sul piatto prima di tornare ai mercati. So, when we add the shadows, what is the story that the market is sharing with us? Mettiamole qui, abbiamo delle candele solo coi body, no? Aggiungiamo invece anche la shadow e pensiamo a che cosa ci dice il mercato in questo caso. Imagine this last day, and let's imagine that I am not in the office, you are, and I call you, and you say to me, today, Dan, we made a new high, and we made a higher low, and we are closing higher than yesterday's close. Ok, allora aggiungiamo questo discorso, cioè Dan, il mercato ci dice, noi stiamo chiudendo ogni volta più alti, però vedete che c'è la chiusura poi della candela che avviene un pochino più in basso, cioè sulle ultime 3 candele c'è stata proprio questa tendenza del mercato ad andare in alto e poi chiudere un pelin più in basso, andare in alto e poi chiudere un pelin più in basso. Come dire, guarda che in realtà il cambio di direzionalità e questo ritracciamento si è fatto annunciare. And I say to you, I am very bullish this market. I want to buy more. Io in realtà voglio comprare ancora, come dicevamo, no? Quindi magari ho perso il treno, come dicevamo prima, oppure voglio incrementare la mia posizione. Cosa mi sta dicendo qui il mercato? So now imagine with the ideas that we have talked about, what you would say to me. Ok, allora vediamo un attimo qual è l'idea che il mercato mi sta dicendo e che cosa io devo interpretare da quello che mi sta dicendo. You would probably say, well, Dan, think about how we are making new highs. And we have been Esatto. making new highs
on, oh, go ahead. No, please, please. So we want to think about how are we making new highs? And you would say for the last 3 days, they have been selling this market, not buying this market. Vediamo come sono stati fatti gli ultimi tre massimi durante le ultime tre giornate, perché il mercato sostanzialmente mi sta dicendo una cosa importante. Guarda Dan, che è vero che siamo sempre più in alto, però ci sono tanti venditori che sono le shadow sopra la candela. Quindi è vero, il mercato sale, ma ci sono tutti questi filini, questi capellini, sembrano come i capelli d'angelo del Brodino, che mi dicono che in realtà i nuovi massimi sono stati fatti con dei venditori che possiedono il mercato. So you could say, well, Dan, if you still want to buy, be patient. Wait until we see evidence that buyers are coming into the market. Quindi in questo momento dove ci sono più venditori e tu vuoi comprare, aspetta, perché devi aspettare il momento in cui di nuovo i compratori prenderanno possesso del mercato. So I say to you, should I buy now at this low? And you say no. Because we are closing at the low, no evidence our buyers are here. Allora, in questo momento, questa candela rossa, la prima, devo comprare? Sicuramente no, perché non ci sono ancora i compratori. Questa è una candela di vendita e basta. Non c'è la shadow sotto che ti indica i compratori. We have a smaller body, but no strong signs of buyers coming into the market on the next one. But after okay. that, we start seeing shadows on the bottom. So it tells us the market got low enough to start finding buyers. So here... Okay. No, please go ahead. It may be an opportunity to consider buying if the market makes a new high. Because we are seeing a change in behavior. Here, sellers were dominant. They controlled what was happening. Here, they're starting to lose control. And buyers... Okay. Allora, quello che vediamo praticamente è che i venditori, da essere molto molto convinti, la loro convinzione diminuisce. Poi sulle ultime candele, e le shadow ce lo dicono, c'è una lotta con i compratori, cioè a dire, iniziano ad entrare i compratori nel mercato, iniziano ad avere sempre più la meglio sui venditori, e lo capiamo proprio da queste shadow che sono sotto questa volta, che ci indicano dei compratori che stanno entrando nel mercato e avendo la meglio. Cioè, mentre in alto, durante la salita, le shadow erano sopra e ci indicavano l'entrata di venditori, adesso durante il ritracciamento le shadow sono sotto e ci indicano l'entrata di compratori. The last candle is very balanced. We have shadows about the same size on both sides. So what it's telling us is the sellers that were so strong previously, again, are losing control. Sellers push it lower, buyers push it higher, but no one is dominant. It implies the possibility of transition. Ok, allora vediamo l'ultima candela. L'ultima candela è veramente molto, molto, molto importante, perché vedete com'è bilanciata? Ha una shadow sopra e una shadow sotto. Quindi ti fa vedere che questa lotta tra compratori e venditori è arrivata, oserei dire, al suo climax, perché c'è proprio un bilanciamento tra i due. Questa candela ci dice tantissimo. So now, because I'd like to get back to the markets, I just want to show you quickly. This is a website that I have that it's free, and I look at markets every day. What you want to do is start here. When you start there, push that button. Ok, allora vi faccio vedere, prima di andare sui mercati, quello che è un mio sito dove ci sono tutte le risorse gratuite. Voi potete partire da qui dove dico start here, ed è, ripeto, una... sicuramente risorsa molto importante da seguire perché è totalmente gratuita e c'è un, come vedete, un video quotidiano che commenta il mercato con questa logica. So this video explains what you'll see in the charts and what I am saying. That's the CME Group trading floor behind me.
Quello che vedete dietro è il trading floor del CME, il CME Group, che sta appunto organizzando insieme ai broker questo evento e questo nostro webinar, e dice: ogni giorno ci sarà un video, riceverete un video gratuitamente, quindi andate su dangranza.com e partendo da lì ricevete questo commento di Dan sui mercati quotidiano, fatto però con queste logiche. Questo è secondo me il vero valore aggiunto. And so then you click on free market studies. Ok, poi dopo andate sotto e cliccate su free market studies, studi di mercato gratuiti. Get started. Inizia ora, get started. And then registration. Vi registrate solo con la richiesta dell'email. And the information stays on the website. CME Group doesn't do anything, I don't do anything with it, just so you know. Sì, sì, a livello di privacy, dice, la vostra informazione, la vostra email rimane solo sul sito, quindi non c'è alcuna condivisione del vostro contatto, è per ricevere appunto questo video giornaliero di commento ai mercati. So I look at stock indexes, currencies, the markets that you and I will look at today is what I look at in this video. In fact, let me show you, if I do this. Ok, quindi il mercato che vediamo adesso e che andiamo a vedere insieme è lo stesso mercato che poi vedo quotidianamente appunto nei miei video. Do you see charts in front of you? Yeah. Questo è il layout di Dan, come vedete, che va a vedere e mette uno accanto all'altro tutti i mercati, tutto quello che accade in parallelo. Se vi ricordate, e chi ricorda, il mio Visual Trader aveva proprio questa configurazione. Poi recentemente sono passato a TradingView e quindi diciamo non c'è più quell'affiancamento di tutti i mercati, che però rimane un modo di vederli molto molto utile. So these are just going to show you a few of these, but these are swing charts. These are daily charts and they represent swing trades. So the green line represents buying. And the red line represents selling. Allora, queste sono tutti i trade swing su dei grafici giornalieri, dove la riga in orizzontale, la linea orizzontale che vedete, rappresenta in verde gli acquisti, la zona di acquisto, e in rosso la zona di vendita. So yesterday, for example, we had a previous buy level. Yesterday it traded below that bearish level, and that dollar change, just to give you a reference, if I can see it here, was $4,500 a contract. That's the dollar value of that change in this futures market. This next level would be now a buy level for today, which it has. Allora, esatto, vedete qui ad esempio sul mini Russell abbiamo avuto un cambiamento, perché quello che era in rosso, un livello di vendita, è stato superato anche su determinati volumi importanti, e quindi quel livello lì che adesso sta indicando Dan è diventato un livello di acquisto. So these are examples of currencies. Ad esempio lo vediamo sulle valute. And you can see, you know, this would be a buy level, that's a sell level. Some trades yesterday would be taken off, like the euro, the Swissie, Aussie dollar, British pound. Today, the Canadian dollar has traded below its bearish level. So that would exit that position. And today I will put a buy level above that. Ok, allora come vedete ci sono sui vari grafici le diverse posizioni, ricordate come sempre in verde la posizione di acquisto, la zona di acquisto, in rosso la zona di vendita, e quando vedete che una zona ci avvicina l'altra linea, ad esempio quella rossa immediatamente sopra quella verde, significa che il livello è diventato, per le condizioni mutate di mercato, un livello di acquisto. Per esempio diceva il Canadian dollar, eccetera, eccetera, e vedete qui quello che sta indicando adesso, aveva un livello di vendita che è stato superato e che adesso diventa un livello di acquisto. Poi capiremo meglio perché. This dollar value change here would be $700 a contract, just as a reference. But okay. Let's move on though, and just quickly show you the other charts. These are vediamo le altre chart.
Same ideas that we talked about before. This is gold, silver, and copper. Oro, argento e rame. Are traded below its bearish level. That was, per esempio, il rame è andato sotto. The contract is a reference. Okay. And then here's the energy market, crude oil, natural gas, and then we have agricultural markets. So, okay, vedete che ci sono tutti i mercati, petrolio, natural gas e poi i mercati agricoli con la soia, il grano e il corn and wheat. Okay. But what I'd like to go back to is, torniamo però ai mercati di oggi. Let's see if there's anything. Yeah, we've hardly moved here in the S&P. So it's still fairly quiet. This is what we were looking at before. And to get a better feel for this market, let's do this. I need to move that a little bit. Allora, non si è mosso tantissimo, dice giustamente Dan, però andiamo a vedere e a capire, a cercare di prendere un po' il punto di questo mercato interpretando quello che sta accadendo. Vi ricordate che c'era stata la candela rossa molto marcata e ce n'era una verde che adesso ha, come vedete, una shadow sopra che ha indicato il ritorno dei venditori e quindi le candele successive sono state appunto rosse e più basse. Però vedete che ad esempio adesso stanno arrivando i compratori, quindi vediamo Dan cosa ci dice. So if we think about what has happened here. Cosa è successo first, qui? Actually, before we do that, let's look at a daily chart. Guardiamo il giornaliero. For where is this market coming from? Okay. What we saw 2 days yesterday, sellers came into the market, and we're seeing some of the same action today. Ieri sono arrivati i venditori dopo questa corsa verso l'alto che conosciamo bene dell'S&P 500, e questi venditori ci sono stati anche oggi. What I want to point out to you is also a Dan idea, and that is, if you look at this large green candle, I call that a benchmark candle. We look at the midpoint. Oh, go ahead. No, 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 è molto importante vedere questa candela verde, l'ultima della salita, molto ampia, che è un'idea mia, dice Dan. La chiamo la candela benchmark, la candela di riferimento. So I look at the midpoint and I look at the low. If we stay above the midpoint, it implies a market that was profit taking. I look for a move back up. If we come back down towards this low and we start seeing shadows or a small body, that would also imply a market that will go back up. Ok, allora lui dice, se prendo come riferimento la metà della candela, se l'azione del prezzo rimane sopra la metà, sicuramente si ha una tendenza a ripartire verso l'alto, quindi si interpreta come mero ritracciamento e si ripartirà nella direzione principale. Mentre se... Today so far we've seen selling coming into this market. Esatto. Just to finish, anche se andiamo sulla parte inferiore della metà del body della candela, comunque finché rimaniamo sopra il minimo della candela benchmark, cioè di quella verde, rimaniamo comunque in un ambiente di ritracciamento, anche se oggi effettivamente c'è stata una vendita, una serie di vendite arrivate sul mercato. Now, the other thing we can do is let's go back to that 15-minute chart. Torniamo al 15 minuti. And let's take a look at what's been happening today. Vediamo che cosa è successo oggi. And actually, what fascinates me, what I really like about futures, about the CME Group futures, is that it trades almost 24 hours a day. Ecco, un'altra cosa positiva dei CME e dei future del CME è che ovviamente è aperto come mercato praticamente 24 ore al giorno, come sappiamo, e questo è un altro vantaggio. So let's take a look at what I think of when I look at these markets. Ok, cosa penso quando vedo questo mercato, questa azione del prezzo? So here is yesterday, or I should say this. I take the day and I break it into three time zones. Siccome siamo su 24 ore di mercati sempre aperti, questa è un'altra delle tecniche che utilizzo anch'io nel metodo Prostecco, in questi mercati è molto importante dividere la giornata di 24 ore in tre giornate, in tre sottogiornate corrispondenti
alle tre principali aree. Please. So, when the US session finishes, today it's about noon Chicago mm-hmm. time. So I, when the day finishes, I now look at Asia. And then when Asia finishes about 1 o'clock in the morning Chicago time, I now watch you. I watch the European time zone for clues about what I can expect. Sì, praticamente lui dice, adesso c'è la sessione americana che è in corso. Da quando finisce la sessione americana, alle 22 nostra ora, europea, lui inizia a guardare i mercati asiatici, ovviamente, perché c'è la sessione asiatica che va avanti fino a che qui in Europa non è mattina. Quando iniziamo noi qui in Europa, quindi dalle 8 di mattina, si seguono i mercati europei perché hanno chiaramente la prevalenza e poi dalle 2 del pomeriggio e prima dell'apertura americana si ricomincia a seguire la sessione americana. So what's interesting for you, in your time zone, you get to see what Asia's doing. And then you get to see how the United States reacts to what you've given us. Esatto. Nella nostra zona siamo molto comodi, dice Dan, perché praticamente vedete la mattina quando vi alzate quello che è successo in Asia e poi il pomeriggio avete modo di avere anche un'idea di quello che accadrà grazie al movimento del mercato europeo negli Stati Uniti e poi vedere cosa accade effettivamente negli Stati Uniti. So what have you and I seen in the, this is a 30-minute chart now. Mm-hmm. In the last hour and a half, the S&P broke lower, and now we're seeing evidence that buyers are trying to come into this market. Quello che dicevamo prima, vedi, l'S&P dopo quella candela è andato sotto ancora, però ci sono dei compratori, lo vediamo dalle shadow, che stanno cercando di entrare nel mercato. So the issue is a couple things. Since we are doing a day trade, we should also ask ourselves, when is this market volatile? Un'altra cosa che dobbiamo chiederci come day trader è la volatilità, cioè se è presente e quando è presente nel mercato. The reason that becomes important, if I'm a day trader, volatility is my friend. It gives me an come day trader la volatilità è nostra amica, noi cerchiamo volatilità. This time of day we do have a tendency to go sideways in this market between 10:30 Chicago time to about 12:30, 1 o'clock Chicago time. The market has a tendency to take a breath. Sì, praticamente è l'ora di pranzo americana. Lui dice in questo orario, proprio in questo orario dove stiamo adesso, diciamo mal contate tra le 17:30 quando chiudono i mercati europei e le 6:30, 7, c'è quella che io chiamo la pausa pranzo americano e lì il mercato inizia ad andare in laterale e quindi è un pochino meno movimentato, c'è meno volatilità. So, two ideas to think about. Does that mean we should buy this right now? Well, first, this isn't finished. This little candle is just starting. So if we make new highs, should we buy it? And I think that is a possibility. We are going against the trend, but if we are willing to now buy new highs, then we need to see this to be profitable in the next few minutes. Chiaramente solo in un'ottica intraday, adesso mi chiedo se devo comprare questo mercato. Allora io dico, adesso vedete questa candela è appena iniziata, ma se facesse dei nuovi massimi, e tanto per capire sotto i 34,84 o quel massimo lì che vediamo poco sopra, ecco allora a quel punto sì, si potrebbe fare un'azione contro trend perché in forza dei nuovi massimi, in forza delle shadow che appunto erano indicatrici di compratore arrivando sul mercato, sui nuovi massimi io potrei entrare. Allora andiamo a mettere l'ordine. Ok, so let's say we want a commitment. We want the market to show us that buyers are here. And mm-hmm. if we are going to buy a new high, for example, let's put that andiamo over. Per esempio a comprare i nuovi massimi di questa candela. Vedete tra l'altro che con iBroker si può fare il trading direttamente da TradingView. Questa è una delle funzioni più amate soprattutto in Italia dai clienti di iBroker, c'è un'integrazione perfetta e vedete che potete mettere l'ordine direttamente da dentro TradingView e anche dalla piattaforma iBroker che utilizza ovviamente
i grafici 3D in view. Ok, allora abbiamo un ordine di acquisto se si fanno nuovi massimi. Now, what's fantastic about the iBroker platform, you can see that I just put a buy stop order at that level. So if it gets up there, then I would want to buy. I can also... Molto, è molto comoda la piattaforma iBroker, vi lascio nei commenti il modo per provare la demo e provare immediatamente, se volete, questa funzionalità, perché già dal grafico posso mettere un ordine stop, cioè un ordine che dice, guarda che se il mercato arriva lì, allora solo in quel caso mi compri il mercato. E quindi vedo già la mia strategia implementata. I can also adjust that position by grabbing my order and moving it. Altra cosa molto comoda, vedete, prendo l'ordine, lo sposto e posso aggiustare in tempo reale l'ordine senza compilare moduli né niente. Anche questo oggettivamente è molto comodo. Now, I will tell you something. I'm leaving that order there now. But there is a concern on my part. It's this. If you notice the shadow on the top here, and then we have a shadow on the bottom, right? So this market got high enough to find sellers and it got low enough to find buyers. It's actually a very neutral position. Ok, so, allora dice, vedete però c'è una preoccupazione, adesso io lascio l'ordine lì, però se guardo sopra la candela precedente vedete che ha una shadow in alto, quindi indica che lì ci sono dei venditori, così come sotto ci sono dei compratori, quindi è un mercato molto neutrale. I call this formation containment shadows. Queste sono praticamente delle shadow di contenimento, no? Degli stoppini di contenimento, che come il mercato va su lo respingono in giù i venditori e ci sono le shadow sopra. Come il mercato va su, ci sono sotto dei compratori, le shadow sotto che quindi vanno a insieme, venditori e compratori, a contenere l'azione del mercato. So if we do get long, then the next challenge for our trade is right where we found sellers before. Mettiamo di andare long sopra quel massimo. A quel punto la nostra sfida è superare quel livello lì dove adesso c'è il puntino rosso di Dan e andare oltre quel massimo, perché è quel massimo dove c'erano, almeno prima, i venditori. There's also something I would like to take us through that's, again, very clever. And it's what iBroker has made arrangements for with TradingView. And sì, what esatto, vi volevo dire, far vedere una cosa molto interessante, perché siccome la piattaforma è pienamente, perfettamente integrata proprio con la piattaforma TradingView. So what this watch list allows me to do quickly is I can now change to these different markets on whatever time period I'm looking at. Oltre di più, vabbè, lo sappiamo, è comodissimo, ti fai la tua bella watch list e puoi cambiare in un attimo, anche se volete con la freccetta del computer, e passare da un titolo all'altro molto rapidamente. Questa è una delle funzioni che io stesso utilizzo tantissimo e che mi ha fatto abbandonare quella visione a quadratini che appunto utilizzavo storicamente con Visual Trader. So what I would do typically for me is I would now give me, what is the environment that we are going to trade today in? We see the S&P sellers from yesterday. Vediamo l'ambiente di trading. L'S&P ha dei venditori che sono iniziati ieri. And here is the buy stop that we are working on the iBroker platform. It shows up here. E chiaramente, come vedete, sullo strumento del mini micro, quello su cui ho messo il trade sulla piattaforma iBroker, ritrovo lo stesso ordine tale e quale. So again, makes it very easy for me to identify trades, to set the trade up, to manage the position, and I can now look at these other markets. So that's the micro S&P. Ok, andiamo sugli altri mercati. Come vedete, questa integrazione mi permette di gestire le mie posizioni, dice Dan, con estrema facilità. Come ripeto, ho messo nei commenti il link per la demo, provatela, lo potete fare da subito, è davvero comoda, molti lo hanno già fatto. Tra l'altro, una delle altre grosse caratteristiche dei broker è che se e quando aprite un conto, la demo rimane funzionante al 100%, quindi potete utilizzarla con i flussi dati in tempo reale, ed è una demo pienamente funzionante,
anche per fare i vostri trade simulati. Quindi sicuramente provatela. Anzi, a questo proposito, nei prossimi giorni i ragazzi meravigliosi che sono il nostro grande supporto vi chiameranno con una chiamata di cortesia. Si chiamano Michele, si chiamano Andrea, si chiamano Giacomo e sono delle persone squisite che vi daranno una mano proprio per vedere come, diciamo, utilizzare al meglio questi strumenti. Quindi mi raccomando, eventualmente, se volete anche memorizzare il numero di iBroker, Giorgio, giusto per dire, è una chiamata che i ragazzi fanno a tutti, tutti quelli che partecipano al webinar sono splendidi e vi daranno una mano proprio a capire bene questa cosa che per l'Italia è fantastica, cioè la demo che continua anche dopo, no? Se magari ce la vuoi dire velocemente. Sì, in generale dopo ciascun evento cerchiamo sempre di avere un feedback da parte di chi ha partecipato, sempre con l'intento di migliorare ovviamente e poi capire il nostro pubblico e i nostri clienti cosa trovano ecco utile. E sempre con l'ottica di fornire un servizio migliore. Alla fine uno dei punti di forza di iBroker è proprio il supporto presente di iBroker per qualsiasi necessità e non sono dei venditori, sono degli operatori di borsa, quindi stanno qui per anche per tutte le informazioni a livello tecnico che riguardano piattaforma, strumenti disponibili e quant'altro e ordini sui mercati quando il cliente non può. E a proposito, prego, prego. Sì, per finire, riguardo la demo di base ha i dati in tempo reale su tutti i mercati disponibili per una settimana, perché è fatta proprio per capire come funziona la piattaforma, com'è l'esperienza di trading del broker, com'è l'integrazione con TradingView. Poi, per chi desidera invece avere un ambiente demo più a lungo, in generale per tutta la durata, la vita del conto, quello che si fa con un conto reale possiamo legare il conto demo alle stesse credenziali del conto reale e in modo tale che si può switchare dal conto demo al conto reale con un click e provare strategie, e quindi tradare in live le strategie assodate e testare nuove strategie o le stesse strategie su altri prodotti attraverso il conto demo. Questo esatto, e avete gli stessi dati in tempo reale che disponete appunto sul vostro conto reale e le due piattaforme convivono, quindi è molto molto comodo anche didatticamente. Segnatevi il numero 0282 920022, sia per chiamare ai broker sia perché appunto la telefonata vi arriverà da questo 02, almeno lo riconoscete. Grazie ai ragazzi dei broker, grazie Giorgio, back to you Dan. Okay, there is one other idea that I would like to talk about on this chart, and that is when you see the shadow like you see on the top or you see these shadows on the lows, if you go along with the idea that the shadows, let's say on the lows, represent buying. If that's true, then when we trade below those lows, it means that everyone who bought it is now losing money. So if you trade below these shadows, the people who bought it are losing money, they now sell and they add a volume, they add order flow. So yeah, if we would trade below, I'll translate this, it's super important. Allora lui dice una cosa importante. Attenzione ragazzi, quando vedete le shadow, ad esempio sotto, che indicano sì dei compratori, è chiaro che se il mercato va qua sotto quel livello, sono i 3472 che vediamo sotto l'ultimo minimo, questi che hanno comprato si trovano in perdita e quindi devono uscire dalle loro posizioni vendendo e aggiungono velocità, aggiungono momentum, aggiungono spinta al mercato sotto quei livelli. So what we'd look for then, because of that, if we trade lower, this should be a very big move. If it is not, then I do not look for continuation. I would look for the market to go back and test these levels. So it's quindi a very importante che se torniamo sotto e sotto questi livelli, sotto quei mini 3472 dove ci sono le shadow, io cerco una spinta ulteriore, una grossa spinta, perché se questo non accade, il mercato ritornerà dentro inevitabilmente. So right now, this market's behaving as it should. But what I would like to do
is to look at it. Let's go through a few markets. Do we have time? Yeah. You can go on as much as you want. Okay. Don't worry. Allora dice, visto che sono già le 7, io vorrei andare avanti perché vi voglio far vedere il trading anche su altri mercati. Sicuramente è una cosa che vi fa piacere. Ci sono anche delle domande. Continuate a porle a Dan. Tra l'altro vi ricordo che saremo con Dan con un altro importantissimo webinar il giorno 28, ovvero prima delle elezioni americane, sempre in questa serie di webinar dedicati appunto e creati in collaborazione con il CME, perché parleremo dei trade che si possono prendere in vista delle elezioni, e poi subito dopo le elezioni il 4-5 saremo insieme a Tony Cioli-Puviani che ci dirà come comportarsi in base al risultato delle elezioni. Quindi vi lascio nei commenti la lista degli eventi, iscrivetevi ai prossimi. Ma rimaniamo ben oltre l'ora, visto che Dan è disponibile, ne approfittiamo. Vera fonte di sapere e ci fa vedere altri mercati. Please, Dan. Well, I guess what I would like to do, because I do want to look at the other markets, we'll see. Again, buyers are trying to come into this market, but can they follow through? And that's why it's important to understand if you're going to day trade. When is the market volatile? When is it not volatile? We don't want to ask something from the market that it can't give us. Ok, allora andiamo a vedere quindi di nuovo quali sono le informazioni che il mercato ci può dare, se e laddove si proseguirà qui sotto dove c'è il puntino, oppure come sta facendo in questo momento, proseguirà verso l'alto. It's hitting the buy stop maybe now. Probabilmente andremo a mercato tra poco perché vedo che è quasi arrivato sui livelli di entrata. Right, we're getting close, we'll see if that takes it. So you're gonna keep the order in the market. Right. Well, again, I don't want to chase the market. I don't want to, if I bought it right now, I'm anticipating what the market may do. But the fact is, by the end of this period, we may be down here. So yeah. I want the market to make that commitment to that level. That's why I'm just letting the market come to me. Ok, lui dice, io ho messo lì l'ordine, aspetto che il mercato venga a me e che eventualmente mi mostri questo impegno, questa volontà di salire, e se lo fa, lo fa sopra quel livello, perché se torna indietro, lo sappiamo bene, questo non avviene. Ho una domanda per lui, perché gli voglio chiedere se c'è anche l'opportunità in questo momento di mettere anche un ordine invece sotto, cioè laddove i mercati vadano sotto quel livello in basso. Do you want also to put an order down there? Below 34.72, just in case, a selling order. Right, that's exactly. Great. So allora dice, sì, era proprio quello che volevo fare. So now we have a stop below these lows, and if we get into this trade, then I will move the stop up to here. Ah, okay, so, yeah. Right now, we'll take a breakout either way. Ok, allora dice, in questo momento io ho due ipotesi. O va sopra, colpisce il buy e lo stop loss che diventa quel livello di vendita che ha messo adesso sotto i 3472, lo vado a muovere un pochino più in alto, ma ci sono comunque le due possibilità, perché se il mercato va sotto, invece prima vendo ed eventualmente allora si va a muovere lo stop sopra. So what we'll do right now, let's leave this set here. Okay. And let's go back. Lasciamo lì il mercato lavorare, andiamo a vedere un altro mercato. Let's go back to the charts. And what I would like to do, again, you see our orders that we're working here also on these charts as well. But what I'd like to do is quickly go through these markets to see if there's some other opportunity that we could look at. I should also say something else. We are trading the micro futures contracts at the CME group. They are 1/10 the size of a full-size contract, a mini contract. So if you've never looked at these futures markets, with these new contracts, it may be worth looking at. The cost in terms of margin is much lower. Your cost, your exposure per tick is much lower. It's $1.25. In US dollars here. So it's a marketplace that if you've never looked at futures, it's a very interesting place to begin. These volumes in these markets
have exploded. They're huge. And what's interesting is they are trading around the clock. So it's not like you have to wait for the US market to trade these. They really offer tremendous opportunity. Esatto, dice guardate che in, tra l'altro vi segnalo, sto utilizzando i micro hanno un decimo del valore di un mini, cioè sono estremamente alla possibilità di tutti e soprattutto molto utili per imparare anche a livello mercato perché la posizione ha una capitalizzazione, un controvalore molto basso, quindi il rischio è contenuto e permette di imparare a utilizzare queste strategie con un trading reale ma contenendo estremamente il rischio. Io li consiglio tantissimo i micro, ci sono tantissime formule di micro, anzi Giorgio, vuoi ricordarci, allora hanno un decimo del valore, per esempio malcontati sulle mini, adesso siamo a 34,72 quello che è, quanto vale un micro e quanto valerebbe invece un mini come controvalore? Fondamentalmente stiamo parlando di quanto stiamo, circa $17,000, ecco, il controvalore del micro S&P. $17,000 il controvalore, cioè vuol dire che voi, come se vi compraste 20.000 euro tutti insieme, esatto, sai, diciamo, azioni. Diciamo una cosa, il CME è all'avanguardia nei mercati futures, quello che ha fatto, la mossa che ha fatto introducendo i micro è stata una mossa geniale, estremo successo, e i volumi sono altissimi, quindi danno la possibilità da una parte di gestire il rischio in modo più capillare, no? Però proprio per aprire con size più piccole. Per esempio, in momenti di grande volatilità, come abbiamo avuto nei mesi passati, o in periodo di elezioni americano, poter gestire, entrare nel mercato con scaglionando magari la posizione grazie ai micro, sicuramente è una possibilità in più, perché sono mercati comunque super liquidi i micro in termini di volumi. E in più, per chi si avvicina ai mercati future o chi proviene dalle esperienze con CFD, dà l'opportunità di operare su un mercato regolamentato con volumi e liquidità altissima e senza neanche, ecco, appunto il rischio controparte che si ha di solito operando su strumenti non regolamentati. In più, con i broker, la possibilità, ecco, grazie anche alla sponsorship e al rapporto, la reazione che abbiamo con CME, avere dati gratuiti su tutto il mercato CME, che si sposa con la filosofia del conto zero costi che abbiamo in iBroker, dove appunto gli unici costi sarebbero i dati di mercato, operando per chi opera su questi mercati, sul CME, il conto diventa appunto zero costi sotto tutti i punti di vista, ecco, non ci sono più costi fissi, solo le commissioni per questi prodotti, ecco, e sono super competitive anche quelle che fanno le commissioni di iBroker riguardo. Assolutamente, grazie mille. Back to you, Dan. Okay, so what I did, you probably saw, is I moved that stop back up below these lows. If this trades down below these lows, I don't want this position. It becomes 50-50. And right now, the next, the next... Allora, siamo entrati a mercato, è corretto, Giorgio? Sì, siamo entrati, lo stop è stato eseguito. Quindi vedete che Dan ha portato lo stop in alto, perché dice sotto quei livelli lì, cioè sotto il minimo di quella candela di indecisione, io non voglio rimanere a mercato. Please, Dan. That's right. So if indeed now we got long that market, if buyers are here, we want to see their footprints by the end of this period. So if it holds here, in the next half hour, this trade should be profitable. If it is not, then the probability of it being profitable starts going down. Ok, allora dice, lo stop l'ho messo qui perché? Perché qualsiasi cosa succeda, io sono long, non voglio vedere il mercato sotto questo livello perché indica che i compratori stanno tenendo duro e c'è una loro volontà. Se invece va sotto quel livello lì, che ripeto, è proprio il livello della candela, quella di indecisione, non so se vi ricordate che ce l'aveva ben segnalata prima, ecco, se va sotto quel livello lì, allora no, non lo voglio più, non voglio più essere long in quel tipo di mercato. Però se nel successivo periodo, e rispondo anche alle domande sui time frame, si va a periodi, questo è un grafico a mezz'ora, quindi 15 minuti, perdonatemi, quindi se nei prossimi 15 minuti in totale con questa candela farebbero 30 minuti,
si prosegue rimanendo sopra quel livello, allora la buona probabilità è che sì, i compratori potrebbero davvero avere la meglio. E dicevo, rispondo anche alla domanda che ci aveva fatto prima, Gabriele, sul time frame. Il time frame sì, vale anche per i grafici NTIC, vale anche per gli N-volume, perché si va a periodi, che possono essere quindi una candela in generale, assolutamente, perché tu sai magari, Gabriele, che io utilizzo moltissimo l'NTIC. Per Stefano, sì, si può rivedere allo stesso link, il trade è andato a buon fine, ma dice come faccio per... sì, c'è una domanda un pochino complessa da parte di Giovanni, magari ci risponde dopo Giorgio su questo. E per rivedere tutto il video, sì, allo stesso link da adesso, Stefano, puoi assolutamente rivedere No, riguardo la tutto il video. domanda, scusami, Sì, Stefano, riguardo la prego, domanda prego, di prego. Giovanni, There's a lot of secondo questions me again, deve sorry. rispondere Dan. Quello che chiede Giovanni è se ora prendessi lo stop, mi accontento dello stop oppure lo posso anche considerare come un possibile, quel livello di stop o un possibile livello di ingresso short? Ok, perfetto. Cioè, No, avevo qui, capito. secondo Pensavo Dan, fosse questo. tecnicamente come si faceva sulla piattaforma. Allora, Ah, scusami Giovanni, ok. giriamo subito la domanda a Dan. Allora, Dan, the question, there's a lot of question. Everybody's super happy with your education webinar, and we are overwhelmed from the question. But one important question is this: if I get my stop hit down there, I just get this stop, or this is an indication that I might go short there? And reverse my position. Because of the time of day, if we come down and get stopped out, then the chances are we're probably going to go sideways. If Guarda, we per now start l'orario dice la probabilità che se prende lo stop e poi si prosegue in laterale, perché è un orario un po' particolare, come abbiamo detto, diventa molto alta. taking these lows out, then we could have more of a push to the downside. Aspetterei piuttosto che vengano penetrati quei minimi lì, quelli più in basso, allora lì sì, inizierei a pensare ad andare short. Quindi lì per adesso solo lo stop loss, e in caso sotto quei minimi lì, allora sì, penserei a qualcosa di più. Ok, Dan, back to you. So there are two types of trades, the way I look at it. Sono due tipi di trade e questa è la maniera come guardo io questa maniera di operare. There is what I call an anticipation trade. C'è un trade di anticipazione. In an anticipation trade, I buy now Se because devo I think. anticipare, io compro adesso, cioè prima che succedano le cose. So I am picking where and I'm picking when. I'm going at the market. I'm making the assumption the market will continue higher. Sto That's ipotizzando una anticipation. previsione, cioè entro a mercato pensando che il mercato salirà. The second type of trade is a reaction trade. In a reaction trade, we pick where the market picks when. Allora, nella candela di reazione, nel tipo di trade, perdonatemi, di reazione, quindi non di anticipazione, è il mercato che mi dice che cosa fare, e lì non anticipo nulla, ma mi adeguo semplicemente a quello che vedo. Then, just a question, the riskier one is the anticipation trade, I believe. This was a reaction trade. We Ah, pick ok. where, and maybe the market just goes sideways and never trades through our price. Okay. In an anticipation trade, we would have bought it earlier. Okay, Here, we're letting the you market. waited for your price and this is a reaction. Okay, let me Exactly. just translate this. Allora dice, siccome io ho aspettato che colpisse questi massimi, questo è un trading di reazione, perché ho aspettato che succedesse qualcosa, cioè che il mercato mi dicesse, sono arrivato lì e sono entrato a mercato. Invece il trading di anticipazione avrebbe previsto per me di entrare prima che il mercato raggiungesse quel massimo. Okay, so we have an order in, we're long. We have our sell stop. Now, we didn't bracket this order because we could also put in a price objective, which is Certo, what I'm abbiamo lo stop, thinking. abbiamo il livello di entrata, possiamo mettere anche un obiettivo, cioè un target.
Vediamo. But what I do know here, I'm protected. So as long as I manage risk, then I can let this trade mature. Ok, dice però la cosa che dobbiamo, sulla quale dobbiamo fissarci è che siamo protetti. Cioè lo stop, posso gestire il mio rischio, non ho problemi. Il trader è un gestore di rischio, lo diciamo sempre, e quindi io posso aspettare che il trading prenda il suo tempo e che maturi. Do you have also a time stop? I mean, after a number of bars, do you exit the market or you wait nonetheless? Yes. This one we have to be patient, but yes. Time is very important. So when you look at a signal, no matter what the technique is, when does it become profitable? In this case, the half hour, we got about 15 more minutes. This should be profitable. If it's not, it'll probably go sideways. You cut the trade. Okay. Allora, ragazzi, una cosa importante, dice, io lo posso far maturare, però attenzione, perché dopo un certo tempo, in questo caso sono candele da 15 minuti, il fattore tempo è importantissimo a prescindere dalla tecnica che utilizzate. Se dopo X barre, se dopo X minuti, in questo caso dice una, due barre da 15, il trading non diventa il trade profittevole, io devo tagliarlo comunque. E questo è quello che io chiamo poi stop temporale. It's in this case, we said earlier, 2 to 5 periods of time, the trade will tell us how to manage it. It will also tell us if it's performing. And if you have to wait too long, many times we're overstaying our welcome in a trade. Ok, allora dice, ecco, in the meantime we see the market that is going up, so little by little it's gaining, grinding up a little, so we're gonna see what happens. Allora dico, intanto vedete il mercato è tornato sui livelli d'entrata, quindi seguiamolo. And just a question before I translate what you said, if the market goes above the entry level, do you move the stop again or you leave it there? No, I would move the stop up. Ok, dice, quindi dicevo, se per caso comunque il mercato, chi ha fatto questa domanda a Dan, va sopra il livello di entrata, lui va a stringere ulteriormente lo stop. Comunque, tornando a quello che dicevamo, il discorso di questo trade di reazione è un trade che, ripeto, ha atteso il verificarsi di un evento e poi dà un tempo al trade per svilupparsi, se e fino a quando il livello di stop è stabilito. So what we could do, since I have risk taken care of, siccome c'ho lo stop messo e sono tranquillo, I know if I look at other markets right now, I can do it comfortably. There will be a result here. Don't control the result. It will be what it will be. My main issue is, again, protection, risk. Siccome io sono un gestore del rischio, una volta che ho dentro lo stop, non sto lì attaccato al monitor come facciamo noi a dire oddio, cosa succede, va in profitto, non va in profitto. No, io sono tranquillo, mi metto a guardare gli altri mercati, perché da qui in poi io non posso più far niente sul risultato del trade. Una volta che il mio rischio, il mio stop loss è in macchina, io sono tranquillo e so che il trade a quel punto in poi non dipende più da me. Ed è importantissimo, e questo è il concetto che io dico sempre della regressione cognitiva. Dal momento in cui siete a mercato, non solo non abbiamo più potere, non avete più potere sul mercato, ma dovete concentrarvi unicamente, come dice Dan, sulla gestione del rischio. You know what I would like to do though? This trade, we can leave it alone. It will okay, let's leave it alone. Yeah. Let's look at and see if we can find some other opportunities. Andiamo a vedere se c'è qualche altra opportunità. So, for example, in the NASDAQ market, andiamo a vedere il NASDAQ. Very similar. If we look at the Dow is also trying. Il Dow è molto simile. Just a question, are you looking for confirmation from the NASDAQ and the Dow? I mean, no, it's interesting to see how other indexes are setting up. The Russell here actually had a better setup than the S&P. Ad esempio, gli altri stanno salendo, ma il Russell, guardate quanto sta salendo. Ed è un po' quello che faccio io di cercare una conferma dagli altri mercati. Noi siamo long, il Russell sale, magari sale anche l'S&P.
Look at the size of this move after it took that shadow out. That's the behavior you look for. And that's what we'd want to see in the S&P. Esatto, ad esempio, guardate la dimensione di questo movimento. Questo è quello che io vorrei vedere nell'S&P 500. E quindi sicuramente da qui in poi vedere che questa positività viene, come dire, contagiata, per usare un termine molto in voga, anche sull'S&P 500. But what's also important to remember is the Russell, another CME group index, represents the U.S. stock market, but only a certain part of the U.S. stock market. It represents small to mid-cap companies. Mm. The laggards, we can say, in this tech market, tech-dominated market. Ok, dice, attenzione però, il Russell rappresenta le piccole e medie imprese americane, sono quelle che hanno performato di meno fino adesso. So this market can react differently than the S&P 500, which are large companies. Esatto, e quindi attenzione perché può reagire in modo molto diverso da quelle azioni che compongono, dalle aziende che compongono l'S&P 500, che sono le aziende quelle grandi invece. In fact, this sector of the U.S. economy, when the U.S. economy starts to grow, this sector can grow faster because it's small to medium companies. Come sono le piccole e medie imprese, quando l'economia americana inizia a crescere, cioè si esce dalla recessione, può crescere anche in modo molto più veloce e dinamico, perché sono le piccole e medie imprese. Well, let's look at the currencies. Here's the vedere le valute. And the euro had a pattern very similar to the S&P, and again, we're getting that follow through that we are looking for. Esatto, per esempio, vedete, sull'euro dollaro, cioè sappiamo di questa correlazione fra euro dollaro e mercati, potete e si può effettivamente lavorare per una continuazione, perché vedete che l'euro dollaro sta salendo, ad esempio. Let's see here. Here's the Aussie dollar. Andiamo a prendere l'Australian dollar, per esempio, rispetto all'USD, al dollaro. It's a very interesting currency right now. Because of a couple things. One, it is a commodity currency. This country makes its money by selling resources. È molto interessante l'Australian dollar, quindi dategli un'occhiata perché, ad esempio, c'è il micro anche sull'Australian dollar, come vedete, perché questo paese, ad esempio, primo motivo è un paese che vive sulla vendita di risorse, cioè di commodity, di materie prime, agli altri paesi. Quindi questa è una valuta commodity, come la chiama Dan. Yesterday, China said to Australia, we are not going to buy your coal. Wow, I didn't get that news. So, dice proprio ieri, la Cina ha detto all'Australia, non compreremo il vostro carbone. E questa è una grande notizia, che tra l'altro io mi ero completamente perso. So let's look at this from a couple of points of view. For Australia, the five largest trading partners, China, okay, Japan, mm-hmm, South Korea, United States, India. Ok, allora dice l'Australia ad esempio ha cinque principali partner come paesi a livello di esportazioni. Cina, Sud Corea, Stati Uniti, India, and I missed one, that is? South Korea, Japan. E Giappone, sì, perfetto, ok, got it. And it's the world's largest exporter of iron ore. Per esempio, è il più grande esportatore di, non ho capito che cosa, ma insomma, di questa commodity. And also coal. Ad esempio il carbone, come detto. Now, can China buy coal other places? Yes, they could go to Vietnam. Ad esempio, la Cina può dire, mi smetto di comprare il carbone in Australia e vado in Vietnam. However, if they want thermal coal to make coke, which is used in steel making, they still want to buy Australian coal. Però attenzione, perché questo tipo particolare di carbone utilizzato per fare
l'acciaio è disponibile solo in Australia, quindi anche lì bisogna stare un pochino attenti. So it'll be interesting to see what happens here. Sì, sarà molto interessante vedere cosa succede a partire da questo annuncio. Let's take a look at our friends in the UK. Andiamo in Gran Bretagna, vediamo il pound. Anche qui vedete che c'è il micro cable, no? Sapete che il pound US dollar è chiamato cable, e questo qui è il micro cable, quindi il micro pound US dollar. Correct. And what's interesting about it, as we all know, we still have Brexit creating some challenges. If we look at a weekly chart, and you know what we see is sellers came in, buyers came in. Mm-hmm. Buyers came in last week, and right now it's kind of bouncing back and forth. So it's a market that isn't really sure what to do. Sì, si nota che il mercato non sa cosa fare, è ancora molto influenzato dalla Brexit, ad esempio. Questo è un grafico settimanale, c'erano stati dei venditori, ma in questo momento sembrano voler predominare i compratori. Andiamo sul giornaliero. Although we did hear some positive news that they are trying to get some of the details worked out as we go into the end of the month. Sì, però ci sono anche tutte delle notizie positive che potrebbero di nuovo arrivare ad influenzare il mercato. But the challenges ahead are huge in this country. They're going to have to eliminate 6,000 laws off of the UK books. Yeah. They have to renegotiate 1,100 treaties. And they cannot renegotiate until they leave the EU. So sì, praticamente finché non lasciano l'Unione Europea, loro hanno tutto un lavoro enorme da fare, devono rinegoziare i trattati, devono cambiare un numero di leggi interne veramente molto alto, e questo sicuramente continua e continuerà ad avere un grosso impatto. But it's probably a market that you and I want to watch as we get closer to the end of the month. Sì, vicini alla fine del mese è molto utile anche guardare il Canadian dollar rispetto all'US dollar. Why then? Because they're going to have to make certain things happen. We're going to get more clarification as we get closer and closer to October 31st, their exit date. And how is it setting up? Is it going poorly? Is it going well? So I think volatility in the British pound may provide some opportunities. Ah, okay, so in the British pound, yeah, because I was seeing the Canadian dollar, okay, right. Si diceva, perdonatemi, le opportunità ci sono sul British pound, perché prima della fine del mese ovviamente ci sono da prendere delle decisioni importanti, quindi la volatilità potrà essere protagonista, ed è uno dei mercati che sicuramente seguirei. Our friends in Canada, if we look at andiamo al Canada. Another resource-based economy. Certo, un altro venditore di materie prime, il Canada. The United States buys more crude oil from Canada than any other country by far. Wow, I didn't know that. Pensate, dice Danny, gli Stati Uniti comprano più crude oil dal Canada, petrolio, che da qualsiasi altro paese. So the value of the crude oil is very important to the economy of Canada. Ad esempio, e quindi il valore del crude oil, il prezzo del petrolio è molto molto importante come impatto sull'economia del Canada. So again, I think it's an interesting market. Sicuramente un mercato molto interessante che vi consiglio di seguire. You know, this is the 30-year treasury bonds that we're looking at now. Adesso andiamo sul T-bond a 30 anni. And what's fascinating and why I look at these different markets is because what we know, when money comes from one market, it goes to another market. So when money comes out of the stock market, when the stock market in the United States is going down, that money goes someplace. One of the places it can go is right here to interest rate.
Ok, allora attenzione ragazzi, perché quando ad esempio dal mercato azionario escono dei denari e quindi ci sono delle vendite, uno dei posti dove vanno ad esempio è il T-bond, il mercato dei tassi di interesse, e quindi vedete questa relazione è un'altra relazione che dobbiamo molto ben tenere presente. So what we want to see to support our S&P trade is Quando ad esempio dal mercato azionario escono dei denari. Ok, no problem, there was a feedback. Okay. Go ahead. We want to see weaker bond prices. If this would continue down, that would also support our S&P trade. Ecco, ad esempio, se io continuo a vedere questo T-bond andare giù, questo sono 15 minuti, è chiaro che il nostro trade sull'S&P 500 potrebbe proseguire al rialzo, proprio per questa sorta di correlazione inversa che esiste, non sempre ovviamente, tra mercato dei tassi di interesse, in questo caso il T-bond trentennale, e S&P 500. We should go back to our S&P trade. Torniamo al nostro trade sull'S&P, perché in effetti I was seeing that maybe we've been stopped out. Yeah, I think we should be. And it, right now is the time that we talked about, within a half an hour. Sì, and, vedete, proprio quando è scaduta quella famosa mezz'ora di cui parlavamo, cioè le due candele a 15 minuti, siamo stati stoppati. Ok, then please. Yeah, so to me... This is fine, no problem. Certo, non è un problema. Lo stop è una parte del costo del fare il trader, quindi è una parte del mestiere. Non dobbiamo aver paura degli stop loss. We established a strategy, we established our risk, and we said if it goes below that level, I don't want to trade. To me, that's a good trade. Sì, esatto, è un buon trade anche se c'è stato uno stop loss. Perché? Perché io ho stabilito il mio rischio, ho detto al di sotto di quel livello io non voglio essere a mercato, questo è avvenuto e quindi per me rimane un buon trade. Questo è un grande insegnamento. Eh? Tutti i trade sono buoni se gestite il rischio. Now we could also look at what we talked about before. If we take out these shadows, this could be a very big move, right? Yeah, I would put an order down there. Dice, andiamo a vedere adesso il fatto che una volta stoppati, se andiamo oltre quel minimo, e questo è un mio trade, allora sì, metterei un ordine di vendita. Okay, then, just to put everything in context, if you can go on the daily S&P 500, I'm going to ask you a very precise question, because... along the S&P 500, and I don't want any suggestion, but I just want to show people how the different strategies works. And even if you use a strategy or another, more or less, we can agree on something. If you check, I'm long the S&P since 3420, okay? This is a daily chart. Now the market is going back a lot. And I want to ask you, where would you put the very final stop of your position. Ah, okay. I can show you. Gli ho detto, guardate, è un trade che molti di voi sanno che ho preso long da 3420 S&P 500 settimana scorsa. Andiamo a vedere dove Dan metterebbe lo stop. So let's do this. Let me move this up here. Nel frattempo abbiamo messo un ordine di vendita sotto i minimi, quindi assolutamente. Ok. So what we have here right now, from my point of view, 3360 was my buy level. Okay. And 3460 is my sell level. Okay. And here is our benchmark candle. Okay. So today, I'm not too concerned about it. Tomorrow's okay. going to be important in terms of how it behaves. We haven't had any fundamentals that have been encouraging to the market. Mm-hmm. We do have earnings reports coming out that could be supportive. So it's going to be interesting to see how we finish out this week. If tomorrow we break lower and put a shadow on the bottom, I'm looking for a move back up. That would okay, great. Profit taking. That's exactly what I was thinking. Yeah. Let me translate this.
dice, guardate, la body della candela di riferimento, quella verde grande, è ancora tutta l'azione del ritracciamento dentro, quindi non mi preoccupa tantissimo. E magari se andiamo sotto quel body lì e fa delle shadow in basso che ci indicano che ci sono dei compratori, allora sì che si potrebbe tornare verso l'alto. Please, Dan. Yeah, so it's a very, this is an important reference for us. Questa candela di riferimento è veramente molto importante. Yeah, so how it reacts to that will be interesting. And plus we also want to think about the U.S. session will finish in about, 3.5 hours. So we still have conto che, esatto, il mercato americano in 3 ore e mezza all'incirca va a chiudere. And this is also when we could start seeing some volatility right about now. Sì, perché adesso finisce la pausa pranzo e da adesso fino alla chiusura potremo effettivamente vedere un po' di volatilità. So, actually, what we could also do is look at, then, we talked about it, the interest rate markets. Andiamo a vedere i tassi di interesse. And if you look at the 30-year bonds, they're softening a little bit yet. So that's positive for our trade. Per esempio, adesso vedete che il T-bond adesso è un pochino più morbidino, sono arrivati un po' di venditori e questo è positivo per la nostra ipotesi. Ok, let me go back. Torniamo here. Un attimo sull'S&P. Yeah, let's see how we're doing here. It's just a 15-minute chart. Andiamo su 15 minuti e vediamo che cosa possiamo comprendere. Però vedete, la cosa importante è che a seconda dei time frame la prospettiva cambia e quindi è sempre importante vedere in che time frame e quindi in che contesto ponete il mercato. Then I was just saying that depending on the time frame you're using, the perspective of the market is totally different. We were watching a daily chart with my long position, long term position or medium term, and on a 15-minute chart that picture is completely different. So it's very important to keep in mind that you have to contextualize everything in the time frame. Exactly. And yeah, because your expectations, your requirements are different. In okay. this trade, and the if I look at, for example, well, like in treasury bonds, you know, I wasn't looking for one or two ticks. I was mm-hmm. looking for a bigger move. So, you know, this moved about $1,200 a contract. That's the kind of move that we look for if we're doing a swing trade. Mm-hmm. Or if we look at the S&P that we just had, you know, when I was looking to be a buyer, the idea is that we're trying to let this maximize. We could have, and I mentioned in the video that this could be tightened up yesterday. And so that means we'd be stopped out today in that trade. Yeah. I still think there's the possibility of a rally. So I'm a little protective here. Mm-hmm. But if it wants to go lower, fine. No okay. problem. Allora, let me translate this. Dan dice, guardate che io ero entrato long e la mia idea di long sull'S&P 500 di lungo periodo era qua sotto, poco sopra i 33,50. Siamo arrivati ben oltre i 34,50. Adesso sì, c'è un po' di ritracciamento, però resto confidente del fatto che si potrebbe andare di nuovo un pochino verso l'alto. There is, in other words, a possibility to, I don't want to say take out the record high that we saw at the beginning of September, or at least a test of those highs. Well, I have to tell you something uh-huh. that, and first, I'm so excited about you and I being together again on the 28th. Thank you. Because then we can talk about the presidential election. And okay. what you just said is a very interesting parameter for who Great. Will win possibly the U.S. Wow. presidential election. That's great. It has been okay. accurate since 1984. It has been correct on every one. Wow. Since 1928, it has been incorrect or didn't work 4 times. 1968, 1980,
and one other time who I can't. Okay, let me translate this. Io ho chiesto a Dan, dico, ma secondo te, quindi se si prosegue con questa positività, almeno un test dei massimi precedenti, che sono anche massimi storici, non dico di romperli, ma almeno di testarli, è una possibilità. Dice, guarda, sono così contento che tu mi abbia fatto questa domanda, che mi conferma la grande felicità di lavorare con te in questa serie di webinar. Perché? Perché il 28, cioè la settimana prima delle elezioni americane, parleremo esattamente di questo, perché vi mostrerò un pattern che dal 1928 ha sempre funzionato per le elezioni americane, tranne 4 volte, e quindi vedremo proprio una cosa che è riferita a quello che io ho appena detto. Quindi mi raccomando, anche appuntamento al 28, che saremo di nuovo con Dan, ma anche con tutti gli altri appuntamenti, non solo di questa serie di webinar che abbiamo realizzato insieme al CME, al CME Group, ma anche tutti quelli appunto della didattica ai broker, che sono tantissimi. Vi rilascio magari il link nei commenti per appunto poter iscrivervi e consultare i vari eventi. Please, Dan. Okay, so anyways, yes, it'll be important, and we'll talk more about this next time we're together. Great. But it will be important for the S&P to take out these previous highs within the next 3 weeks. Allora, molto importante, segnatevelo, valutare, vedere se dentro delle prossime 3 settimane, cioè fino alle presidenziali americane, quei massimi, che sono i massimi storici dell'S&P, saranno o meno rotti al rialzo. So the next time we're together, I will show you why I am saying that. Allora, la prossima volta che saremo insieme, il 28, con Dan, ci farà vedere il perché. Però voi segnatevi questa cosa e poi ne parliamo con Dan il 28. Yeah, it's a very, very interesting parameter there. Great. And so we came down, we still, you know, what's interesting, you know, I have to tell you, iBroker makes it so easy. You know, Stefano, you mentioned this to me a long time ago when you first mentioned iBroker to take a look at it. And yeah, it's so easy to move the charts. It's so intuitive. You know, I'm not a technical person. I like to trade, but when it comes to a lot of details, one of the things I look at when I look at a platform is how many times do I have to push a button to do something? Yeah. Let me translate this. Dice Dan, io non sono una persona molto tecnologica, mi piace fare trading, mi piace stare a mercato, però una cosa che guardo, ad esempio, che mi è piaciuta tantissimo di iBroker, quando ci siamo conosciuti con Dan e iBroker, Dan lo conosco da qualche anno, non oserei dire decennio e passa, questa è una cosa che mi fa un grandissimo onore, è sempre una grande gioia lavorare con Dan, però dice, vedendo la piattaforma iBroker, come tu stesso mi avevi detto, Stefano, era proprio la facilità dell'immediatezza. Ad esempio, una cosa che io guardo è quanti click devo fare con ogni piattaforma di trading per arrivare a fare qualcosa. So if I want to do something like we did here, if I look up here and say, I want to buy that, that's one click, 2 clicks. In 2 clicks, I have placed an order that I can also adjust. I can move that order to where I want that order. Per esempio, sto studiando il grafico, dico, voglio comprare lì, con 2 soli click sono già con il mio ordine a mercato e poi lo posso anche modificare solo facendo drag and drop. And if I want to cancel, 1 tick. Se lo voglio cancellare, un solo click e mi cancella l'ordine. So for me, everybody's different, but for me, I find that powerful. Questo è per me, ognuno ha la sua maniera, ma per me non ha prezzo. Because how easy can I, and I'm looking at a platform in a, Italiano, so you know. Sì, dice, tenete conto che sto anche guardando una piattaforma in italiano, quindi non c'è niente nell'help o nelle voci di menu scritto in inglese, però la sto usando ed è una delle più comode. Tra l'altro, vi devo dire, la potete provare anche voi, ne abbiamo già parlato, la demo è perfettamente funzionante, la potete provare perché l'attivazione è istantanea, fatelo, e se non lo fate oggi vi chiameranno i ragazzi, si chiamano Giacomo, si chiamano Michele, si chiamano Andrea, sono gentilissimi e vi daranno tutto il supporto necessario per poter provare questa sensazione
che ha provato Dan e che ci sta riportando. Stefano, scusami, posso aggiungere qualcosa? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Dan, che comunque ne ha viste tante di piattaforme e ha colto comunque il focus che abbiamo nei broker, che è appunto quello di dare un'esperienza di trading più intuitiva e diretta e semplice. Invito chiunque, ecco, ci sta ascoltando a registrarsi per una demo, non solo per provare appunto esperienze di trading, l'integrazione con TradingView o anche la nostra app, che qui non abbiamo parlato, ma fantastica, sviluppata in house, perfettamente integrata sia con TradingView che la piattaforma web, tutto con lo stesso login, demo reale. Ma il login demo vi sblocca l'accesso alla parte di formazione del nostro sito per vedere tutti gli eventi passati, presenti e futuri che sono in programma nella sessione formazione. Quindi ecco, è un'occasione per conoscerci meglio, per chi appunto non conosce il broker, la nostra piattaforma, senza alcun impegno ovviamente, e in più anche avere, ecco, degli importanti, partecipare a importanti eventi di formazione proprio come questo di Dan. So, sì, Dan, sì, thank sì, you, abbiamo fatto. Thank you very much for your comments about the platform. I know, you know, you have seen many platforms. This is not the first you see, so I know that you know, your opinion counts. You know, Giorgio, I have to tell you, I forgot that you were sitting there. I'm still in here. I'm very interested. Stefano and I having a conversation, but yes, you're right. So what I was saying, I did mean it's, we haven't talked about, you and I haven't talked about it, but I was sincere what I was saying, but I forgot you were listening. Dan ha detto che non era cosciente che ero ancora ecco, qui seguendo il webinar, quindi il suo commento è stato ancora più sincero, quindi no, lo apprezzo perché so che è sincero. I know you are sincere, you know, you say what you feel, so, and I respect that, no? So if you didn't like something, you would have told us. So Dan è molto diretto e sincero. Tutte le persone con cui il broker collabora a livello di formazione, ma da Stefano, Tony, Giuseppe, sono Davide, i ragazzi di Vantaggio Sleale, ecco, in generale sono tutte persone che comunque apprezzano il broker per quello che offre, altrimenti non sarebbero qui, e in più danno dei contenuti di formazione, a mio avviso, a nostro avviso, ecco, importanti, quindi cioè, solo ecco un vantaggio poterci seguire, secondo me. You know, I'm very very happy and time is flying really, because then I really want to thank you, because we can stay here, but I want to just tell to the people the big effort that iBroker is doing, Giorgio's doing, I am doing personally, because we have a really and great high quality education, and this is the best part, along with a great platform and stuff like that. Ho solo detto a Dan, abbiamo ringraziato Dan sia per il fatto che, come diceva Giorgio, apprezza la piattaforma, ma soprattutto è parte di questa grossa offerta ai broker, che con Giorgio, persona illuminatissima, così come tutto il management di iBroker qui a Madrid, ha dato proprio un impulso alla didattica in Italia, cosa che voi state riconoscendo e che avete riconosciuto, e tutto questo in cima e sopra una piattaforma che è, come vedete e come avrete modo di provare, una delle più intuitive in assoluto. Please, Dan, back to you. Well, I probably shouldn't keep everybody much longer, but... No, now you can keep longer, because I have to tell you something, and I have to tell it to you in English. My wife is premiering now in a theater here in Madrid, but the show is going to begin at 8, so I'm going to miss it, and she's going to kill me, but I'm super happy that we did... No, don't worry. It's fine. She told me, take your time. You have a lot of shows coming from tomorrow, so you have time to see me. So, and in a way, she said also, it's better if you're not seeing me on the premiere. So don't worry about that. Well, you have a very understanding wife. Yeah. I would say that. And, well, but if we stop now, can you make it? No, it's 50, it's 12 minutes, and in a theater you can, but don't worry, I told her, so no problem. No, but it's been a pleasure. It's just to tell you that time flies, and it's great to be with you, really. Don't worry. Thank you, I enjoy this as well.
And when you come in Madrid, maybe you can come to the theater with me to see her and stuff like that after the COVID stuff. You mean she is in the theater? She is in the... Yeah. Oh my God. No, we should stop. No. I have no time, but don't worry. She's going to stay 1 month every day. And so I have time to see her. And I see all the rehearsals, so don't worry. Okay, no, era solo una cosa che vi traduco velocemente, cioè io avevo un impegno alle 8, ma il tempo mi è volato e fa niente però, perché è una cosa bellissima questa cosa con Dan e quindi siamo andati avanti, non ci siamo neanche accorti del fatto che fossimo così. Please, Dan, go ahead, don't worry. All right. Well, let's... How about if we finish looking... We had the... You can finish at 8 if you want. Firm yeah. up a little bit. Yeah. Allora, facciamo un pochino di riassunto, diceva Dan, e facciamo un po' una somma. Mi raccomando, vi aspettiamo il 31. So che molti si sono collegati in ritardo perché io personalmente, stupidamente, mi ero dimenticato di mandare l'email e quindi l'ho fatto un pochino alla fine, però vedo che tantissimi si sono iscritti. Allo stesso link trovate la registrazione e penso che sia una pietra miliare questo webinar nella didattica trading in Italia, quindi... Davvero conservate il link e se volete condividetelo per condividere questa esperienza. Please, Dan, let's go to the recap. Okay, well then, how about if we take a look at some of these other markets quickly? Sì. Allora, andiamo a vedere altri mercati. If it firms up enough, maybe come back to that one too. Gold is also a market that I call it an excuse market. Ok, allora il gold e l'oro, lui lo chiama per esempio un mercato scusa. Vediamo perché. Because it reacts to not supply and demand. It reacts to perception of what value is. Wow. Allora l'oro dice non reagisce alla domanda e all'offerta come qualsiasi mercato, ma reagisce alle percezioni di valore. Vediamo meglio. And if we take a look at, let's look at one other market, metals, and that's copper. Ok, per esempio, andiamo a vedere il rame, che è un altro mercato sicuramente interessante. And copper is also unique because we have no substitute for copper. Per esempio, il mercato del rame è unico perché non ci sono sostituti del rame. Quello che fai col rame lo puoi fare solo col rame. In the United States, we use 400 to 600 pounds of copper in a new house. Per esempio, in una casa nuova si usa una quantità di rame che è circa 600 pound. Adesso è da tradurre la quantità, sono circa 200, credo, chili di rame per la costruzione di una casa. Immaginate. We use 44 pounds to 90 pounds of copper in a new car. Per esempio, in un'auto nuova si utilizzano dai 30 kg ai 300, adesso non riesco a fare la traduzione, 440 pound di rame, pensate. Circa 200 kg. Ecco, esatto, 200 kg, che non riesco a fare la divisione a mente. And about four times that amount of copper in a battery-operated car. Ecco, se pensate alle batterie nelle auto elettriche, 4 volte tanto i 200 kg di cui ci parlava Giorgio per una singola costruzione di un'auto. China consumes about 48% of the global supply of copper. Pensate che la Cina da sola consuma circa il 48% di tutta l'offerta, di tutta la disponibilità di rame del mondo. The United States, the number two consumer. Germany is the number three consumer. Numero due, Stati Uniti. Germania, terzo consumatore mondiale di rame. What's important with copper, I'm bullish copper long term. Allora, lungo periodo io resto assolutamente long, cioè rialzista sul mercato del rame. As our economy gets stronger, in the United States, Europe, China, and we're seeing signs of the economy getting stronger in China, the demand for copper should also go up. Ad esempio, se voi guardate con i primi segnali di ripresa che abbiamo visto e quando l'economia a livello globale, Europa, Stati Uniti, Cina,
si rimetterà e vediamo già dei segnali in Cina di un'economia che migliora e che diventa più forte, i prezzi dei mercati, del prezzo del rame dovrebbe assolutamente salire. So it's a very interesting market. And if you look at just, let me look at maybe two more and then we'll finish here. Guardiamone altri due, dice, per esempio il petrolio. We have crude oil. Mm-hmm. And what's interesting about crude oil is we have a supply-demand issue in crude oil. Per esempio, sul mercato del petrolio abbiamo sì un problema legato alla domanda e offerta di questa materia prima. Yeah, we have far more supply than we do have demand right now. C'è sicuramente in questo momento molta più offerta di petrolio che non domanda, lo sappiamo. I'm looking for crude oil to stay between $38 and $44, $45 for the rest of this year and maybe the first or second quarter of next year. Io penso che il mercato del petrolio rimarrà fra i 38 e i 44 dollari sicuramente per questa parte rimanente del 2020 e magari anche per i primi due trimestri dell'anno 21. At $40 a barrel, that becomes a very critical number. Tenete d'occhio i $40 a barile, perché è un numero molto importante e critico. Because many shale producers are profitable at $40 a barrel. Mm. Allora, qui c'è da fare un discorso sullo shale oil, che è quella maniera per produrre il petrolio che ha un break-even, diciamo così, a $40. Non entriamo nel dettaglio, ma c'è il webinar di Giuseppe Lauria domani mattina alle 10:30, parliamo di commodities, quindi magari glielo possiamo chiedere. Ecco, lì diventano profittevoli. Quindi da quel punto in poi c'è tutta questa serie di operatori, produttori di shale oil, che diventando profittevoli rendono il prezzo dei $40 estremamente importante. It's also, there are some in the United States shale producers that are profitable at $30 a barrel. Wow. Ci sono degli altri che hanno più margini, che addirittura questi produttori di shale oil che diventano profittevoli dai $30 al barile. So it's a very interesting marketplace. I would expect the market to move, like we're seeing today, for it to move a little higher, not surprising. Maybe $42 next week, but again, I don't expect this market to get back to $50 a barrel. Ok, allora dice, se è vero che da un lato non mi aspetto che tornerà ai $50, come dicevo, è anche vero che sopra i 40 magari un movimento verso i 42 li può fare senza problemi. Another market, just to go to another sector. Andiamo a vedere la soia. Is soybeans. Mm-hmm. And in this market, we have, you know, global demand. Right now we have growing conditions in other parts of the world that are not favorable. So higher prices in soybeans, I think, would be expected in the next couple of weeks. Chiaramente stiamo parlando di un mercato dove la domanda sta crescendo, dove c'è una limitata disponibilità della soia e quindi mi aspetto dei prezzi più alti della soia nei prossimi mesi. Yeah, so it's, you know, that what we're seeing is all these different markets, and they're all available to us on one exchange, you know, on the CME group. Sì, se ci pensiamo, tutti questi mercati che abbiamo visti sono tutti disponibili sul mercato del CME e con i future, i micro future e quant'altro, anche con strumenti estremamente facili da tradare, accessibili e sicuri. Poi con l'offerta ai broker, secondo me, ancora di più. Quindi diamoci un'occhiata. And what's also interesting to me is we're sitting here. It's late your time. Yeah. Someone came home from work. The way iBroker has set this up and the way CME Group provides their products, mm-hmm. You and I could come home from work and still trade if we are interested in doing that type of thing. Sì, ad esempio, il fatto che si va avanti 24 ore permette alle persone che lavorano a fine giornata di guardare sui loro mercati, aggiustare la posizione e quant'altro. Questo è un altro grosso vantaggio, e devo ammettere, non indifferente, dei prodotti CME, che infatti, e non a caso, quest'anno hanno avuto un'esplosione non indifferente, perché soprattutto anche in Italia c'è stato proprio un riconoscimento e una grossissima espansione di questi strumenti.
So let's take a look back at the S&P. Torniamo un attimo all'S&P 500. Let's see what it's done here. Vediamo cosa è successo sul 15 minuti. Noi abbiamo il nostro ordine di vendita. So we haven't taken that low out, and what's interesting, and I wanted to mention it earlier. And then il minimo non l'ha perso, però andiamo a vedere bene che cosa è successo. If you look at the shadows on the top, see all guardate those shadows, le shadow sopra. And look at the shadows here on the bottom. E quelle sotto. It's what I call consistency of behavior. Questo è un comportamento continuato, consistente, perché sopra ci sono dei venditori, sotto ci sono dei compratori. Questo va a contenere il mercato. So that means every time we got down to these levels, we found buyers. Sotto quei livelli ci sono appunto dei compratori. And every time we got near these highs, we found sellers. E ogni volta che andiamo invece sopra quei massimi, troviamo dei venditori. We talked about containment shadows, and so far we're contained within those two shadows. Vedete che queste shadow sono proprio delle shadow di contenimento, perché il mercato finora è stato proprio contenuto dentro l'azione evidenziata da queste shadow. So it's a very neutral setup. It happened to be here in the S&P. It doesn't always do that, but that is what we had today as we look at this market. Okay. So it'll be interesting to see how it finishes up, but it is a time of day where we can get volatility in that market. Adesso chiaramente siamo in un momento dove può tornare la volatilità, però fino adesso c'è stato un contenimento. I have a question about this. Do you think that the containment of the market between this in this area can also mean acceptance of the lower prices that we saw in the first part of the day? I mean, we can have a continuation of the downtrend, the intraday downtrend, just because during this low volatility time we had an acceptance of the lower prices. Yeah, it's a market waiting for information. Okay. Is usually what creates that. It on the floor of the exchange, I used to call that a broker's deck. Wow. And the reason okay. is, you have sell orders at the high and you have buy orders at the low. And you would see that. You would see the broker's hands coming up as they're trying to buy, and mm-hmm. you see their hands going the other way when they're trying to sell. And you dice, questo mercato è un mercato dove c'hai compratori e venditori sui due lati del mercato, quindi quando il prezzo va giù compratori, quando il prezzo va in alto, e quindi faceva un paragone con i trader alle grida che appunto quando compravano facevano vedere i palmi delle mani così e quando vendevano ovviamente così. You know, I realize what time it is and I feel so guilty. I feel no terrible. You don't no I said just to show you how interesting it is well for okay people, and how well, important it is for me, because I said to the public at the beginning of the webinar that you were one of my very first teachers, and I got a lot of experience from what you taught me. And I want to transmit this to all the people who are following us today, because I'm still using what you taught me 15 years ago. And it was an online course just like this, an online recorded video. So really, really thank you. And I want to thank you for this. Really, it's a great experience every time. Mille grazie. Ho detto a Dan che sono contentissimo di aver fatto tardi, perché per me è un'emozione enorme. Ho imparato tantissimo da lui 15 anni fa, i concetti erano esattamente questi e li ho sempre usati, li continuo a usare, e sono stati una delle cose più preziose che io abbia mai imparato nel trading, e che mi ha dato appunto anche il modo di navigare i mercati e tutto quello che è successo in questi 15 anni. Well, I tell you, I will let everyone go. I'm going to cancel our stop. Ok, allora cancelliamo l'ordine, ci we salutiamo do have a working qui, order and, okay. cancel e soprattutto ci diamo appuntamento con Dan il 28, però poi con tutti gli altri appuntamenti ai broker siamo già a partire da domani mattina. So, one final words for the people who followed us, Dan? Well, I would say first, notice it took two clicks, my order's canceled. Sì, avete visto, per cancellare i click solo con... Pages. Esatto. Click and I'm done.
Se posso aggiungere qualcosa, Prego, prego. Anzi, togliamo anche lo sharing così ci vediamo per salutarci. Giusto un punto, quei due click potono diventare anche uno, perché puoi disabilitare le conferme. Ah, il pop-up di conferma, certo. No, allora, yes, then if you want, you could make even one click to cancel the order too. You can even remove the confirmation window, but this is for the next time. Comunque, prima dei ringraziamenti ufficiali che fa Stefano, volevo ringraziare personalmente Dan nuovamente per aver partecipato. I would like to thank you, Dan, for being here. It's been really a pleasure. And I'm looking forward for the next event together before the US election. Me too. Thank you very much. I hope today that people have some ideas to think about. You know, we see a variety of markets that we can trade at the CME group. With these micro contracts, the cost to do that is much lower. So it's something to keep in mind. And I hope that there's a few ideas that people find helpful. That's what's important for me and for all of us, to share information. And thank you, Giorgio, thank you. And I also want to thank the CME group. Stefano, my friend, it's always good to be with you, for making today possible. This wouldn't have happened without you, and I really enjoy being with everyone. And I'm also looking forward to the next webinar coming up before the election. Allora, Dan ovviamente ringrazia, a parte l'esperienza meravigliosa di oggi, ringrazia tutti voi che ci avete seguito, ringrazia i broker che insieme al CME Group ha reso possibile questo evento e questo appuntamento didattico, che vi ricordo è il primo di quattro, quindi poi ci saranno tutti gli altri a seguire. Non vede l'ora di essere con noi il giorno 28 ancora. Ovviamente ringrazio anche me, abbiamo lavorato insieme varie volte ed è sempre molto molto bello, e quindi insomma, grande evento, siamo tutti davvero molto molto felici. Dan, thank you for being with us today, it's been an honor, a great pleasure and a great educational event for all the traders that are following you since 30 years and counting. Great, well I look forward to our paths crossing again. Great. So, allora ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, ringraziamo Giorgio che ha anche risposto a molti commenti e domande tecniche in chat, vi ricordo della chiamata di cortesia che riceverete, ma potete chiamare anche voi in qualsiasi momento per avere tutte le informazioni del caso. Allora, appuntamento con Dan al 28 di ottobre. Dan, we're gonna see you here with us on October 28th.